Cosa rappresenta Roma per te? Beh, Roma per me rappresenta un sogno realizzato. Io sono andata a Roma che avevo in pratica 19 anni. Vivere a Roma per me era il sogno, realizzare anche il mio lavoro, i film, il cinema, Cinecittà, era Roma, per cui per me è stato proprio, è la mia seconda città. E per una ragazzina di 19 anni, così piccola, in una città così grande, forse un po' pericolosa, è stata Sì. Ti dura? dirò che per prima cosa io avevo un padre molto severo. Mi sono date praticamente dei stop, no? Io sono andata a Roma e avevo dei parenti, però sono andata a vivere da sola. Allora, la prima cosa che ho fatto, io a tutti dicevo che abitavo a casa di una zia, per cui non era permesso a nessuno di venire a casa mia. Ho messo dei limiti anche alla gente, capisci? Ma anche a me Sì. stessa. Sì, è vero, era una città molto dura, ma io ho avuto dei buoni principi. Ovviamente ti dirò, ho conosciuto bella e brutta gente, però avendo questo dentro nessuno riusciva a portarmi in certi punti o in certi posti. Mi sono difesa molto bene, ecco. Roma oggi è come allora quando sei arrivata tu 19enne. Era tutta un'altra cosa. Tu andavi a Via Veneto, ti sedevi al Café de Paris, che oggi è diventato insomma un caffè normale come tutti, e quella volta invece io mi ricordo ero piccola e per cui dicevo: oggi che faccio? Mangio, mi compro un supplì, fumo, oppure vado a bere un caffè in Via Veneto. Bene, io restavo senza mangiare pur di andare a bere il caffè in via Veneto, al Café de Paris, dove io ho incontrato e visto, non so, Federico Fellini, dove ho visto attori de calibro. Per me, appunto, ti dico, rinunciavo a mangiare pur di bere un caffè lì. E adesso questa atmosfera da sogno se n'è un po' Via andata. Veneto non è più Via Veneto. Anche perché è un po', parlando di cinema, i film non si girano più solo a Roma, no? Cioè, come sai, saprai anche Cinecittà è morta. Invece io ho vissuto gli studi di Cinecittà, io ho vissuto gli studi della Helios, io ho vissuto gli studi de Paolis, cioè il cinema era là. Adesso Roma è una bellissima città, però non ha più questa magia. Chi era il personaggio più magico che ti viene in mente di quel periodo? Fellini, sicuramente. Io l'ho conosciuto ed è stato un impatto. Mi ricordo ancora oggi che ero seduta al Café de Paris e bevevo sto caffè e lui era seduto con un gruppo di persone a fianco nel tavolino e mi guardava, mi guardava. Io quella volta ero anche una bella ragazza, giovane, no? E lui mi guardava, a un certo punto si è alzato, dico: Madonna, adesso viene da me, ero tutta emozionata, no? Mi guarda e fa: Signorina, posso dirle una cosa? Io sì, prego. Sa che ha delle belle tette? E questo perché? Perché lui è stato sempre un grande stimatore delle donne formose, in tutti i suoi film, poi lo vediamo questo, no? E mi ricordo che rimasi tutta rossa così, però per me era un mito.